non credo che sia Ottavio Leoni, credo che sia proprio Caravaggio in persona. Allora la gente dice, ma senti, se tu pensi questo, va bene, esponilo così. Si apre con un vero e proprio colpo di scena la mostra Milo Manara, biografo di Caravaggio. Dalla Galleria Borghese di Roma, infatti, è arrivato alla Galleria d'Arte Contemporanea di Arezzo il ritratto di Marcello Provenzale, attribuito sino ad oggi ad Ottavio Leoni, ma che invece, secondo uno dei massimi esperti di Caravaggio, potrebbe essere riconducibile alla stessa mano del grande maestro del Seicento. È di Caravaggio e ritrae il suo grande amico Bartolomeo Manfredi. In questa elegia dell'amicizia, le tavole che Milo Manara ha dedicato a Caravaggio, la vita di Caravaggio, sia nel libro che è già uscito, sia quelle che in prefigurazione per il 2019 costituiranno il secondo volume, La Grazia, Caravaggio è il volto del suo carissimo amico Andrea Pazienza. La grande rivoluzione di Caravaggio è stata quella di immettere nell'arte i grandi sentimenti dell'essere umano, l'amore, l'amicizia, l'odio, i contrasti, però le cose che poi rendono l'uomo, l'essere umano, degno di questo nome. Ed è ovviamente sempre Caravaggio il protagonista della graphic novel di Milo Manara. Circa 100 le tavole dell'artista veronese esposte in prima assoluta negli spazi della galleria, attraverso le quali Manara racconta il maestro del Seicento e la sua esistenza avventurosa. Di Caravaggio si sa, si conosce tanto della sua vita perché si hanno dei documenti, dei riferimenti, però mancano poi delle notizie e Milo si è voluto infilare in questi vuoti raccontando un po' il suo passaggio a Roma, a Napoli, a Malta, questo suo lato avventuroso, questo suo lato che lo legava alle persone più deboli e più indifese. La mostra Milo Manara, biografo di Caravaggio, sarà visitabile sino al prossimo 8 gennaio.